Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Acquario Bilanciato. Prima di iniziare, darei il benvenuto alla nostra nuova mascotte appena arrivato in famiglia. Ciao Ray. Mi hanno detto che gesticolo troppo. Lui appena arrivato, è arrivato ieri sera, l'abbiamo appena adottato e non vuole star giù, quindi approfitto del fatto di evitare di gesticolare e dover tenere lui per unire le due cose. Due piccioni con una fava. Vi dicevo benvenuti al nuovo canale, benvenuti in questo canale. Benvenuti in questo canale, abbiamo utilizzato il metodo acquario bilanciato, abbiamo iniziato a riempire la vasca, oggi parliamo di un altro aspetto fondamentale, quello dell'illuminazione della vasca. Nell'acquario la luce è necessaria per diversi motivi, stimola l'attività dei pesci, fornisce alle piante l'energia necessaria per la fotosintesi clorofilliana e infine consente al proprietario dell'acquario di vedere cosa accade all'interno della propria vasca. La regola base, come sempre negli ecosistemi, è equilibrio, la parola equilibrio, me la sentirete ripetere molto molto spesso. Sappiate che troppa luce, così come troppa poca luce, inciderà in modo significativo nella crescita, nello sviluppo delle piante e di conseguenza in quella delle alghe. Sì, perché non esiste un acquario senza alghe. L'unica cosa che dobbiamo poter cercare di fare in un ecosistema è fare in modo di evitare che le alghe prendano il sopravvento sulle piante. Partite dal presupposto sempre che le alghe non sono altro che la forma primitiva, primordiale delle piante superiori, delle piante ornamentali. Le piante sono lo sviluppo, l'evoluzione conseguenziale delle alghe, ma non le hanno soppiantate, non le hanno fatte estinguere. Per parlare a livello etologico, possiamo dire che è un po' come dire che lo sviluppo dell'essere umano non ha fatto estinguere la scimmia, giusto per darvi l'idea. La stessa identica cosa accade tra le piante e le alghe. L'una non esclude l'altra, convivono. Dobbiamo essere capaci noi di creare un ecosistema equilibrato tale per cui le alghe non prendano il sopravvento sulle piante superiori. In ambito acquariofilo l'uso di una buona illuminazione quindi non serve solo a farci ammirare i nostri pesci, ma svolge un'azione fondamentale per lo sviluppo delle piante e quindi per il benessere del nostro piccolo angolo di natura. Possiamo suddividere l'illuminazione in quattro diverse categorie. Se lui smette di mangiarmi il dito, ve ne parlo. Tempo buono, Ray, un attimo solo. Possiamo distinguerli, vi dicevo, in quattro tipi che sono tubi fluorescenti, i cosiddetti tubi a neon, lampade PL, lampade CFL e i ormai famosissimi LED. I tubi fluorescenti sono dei tubi di vetro rivestiti con materiale fluorescente alla cui estremità vengono posti degli elettrodi. Al passaggio della corrente elettrica si crea un flusso di elettroni che scontrandosi col mercurio che è all'interno di questi vetri crea i fotoni, cioè quello che riusciamo a vedere, la luce che viene emessa. I tubi fluorescenti vengono divisi in due categorie in base al diametro e poi vengono suddivisi in altre categorie in base alla resa cromatica. Le due più grandi macro categorie sono i T8 e i T5. I tubi T8 hanno un diametro di 26 mm, i tubi T5 sono più piccolini, hanno un diametro di 16 mm, quindi occupano meno spazio e quindi è possibile inserirne di più sotto un coperchio. La resa cromatica invece è dovuta al materiale fluorescente che viene utilizzato al suo interno. In acquario si usano solo neon con una resa cromatica che va da 80 in su, quindi andranno usati tubi trifosforo o ancora meglio i nuovi nati pentafosforo. Nel nostro hobby questi neon vanno sostituiti ogni 6-8 mesi
perché con l'usura del materiale fluorescente i fotoni non sono più in grado di attraversare il vetro, cambiando dunque la resa cromatica, rendendola insufficiente. Ogni tubo produce in media un rapporto di circa 70 lumen per watt, e il watt dipende dalla lunghezza del tubo neon. La lampada PL invece funziona esattamente come i neon, ma è ripiegata su se stessa ed è utilizzata per tutti quegli acquari un po' più piccoli che, non avendo uno spazio sufficiente per inserire uno o più neon, utilizzano un neon ripiegato su se stesso, quindi che parte e finisce sullo stesso ballast, per intenderci. Le lampade CFL invece sono in tutto e per tutto simili alle lampade PL, ma hanno un ballast integrato, quindi hanno il vantaggio di poter essere semplicemente avvitato come una normalissima lampadina di incandescenza. Le lampade CFL sono, per intenderci, quelle che vengono considerate le lampadine a basso consumo, che per tanti anni abbiamo sentito come pubblicizzate in TV. Le lampadine a basso consumo, che consumano 5, come, ma illuminano come fosse 15 watt. Bene, queste lampadine si chiamano lampade CFL. L'efficienza luminosa di queste lampade si aggira intorno agli 80 lumen per watt. E la cosa migliore di queste particolari lampadine è che il watt in questo caso non dipende dalla lunghezza del tubo neon, ma avendo il ballast proprio integrato con attacco E14 o E27 normalissimo, abbiamo l'opportunità di scegliere noi che lampadina, di quanti watt acquistare quella lampadina. L'attacco sarà comunque identico. Per quanto riguarda i LED, il discorso si complica davvero parecchio, perché per ottenere lo stesso spettro luminoso rispetto ai tubi neon occorre utilizzare LED di colore bianco, rosso e blu in determinate proporzioni. Non bastano i soli LED bianchi, come erroneamente invece si continua a credere. Hanno un costo iniziale particolarmente elevato, a differenza dei sopracitati lampadine CFL, per dire, che vengono acquistati talvolta al supermercato anche in offerta a 2-3 euro, ma a fronte di un costo iniziale elevato offrono un consumo energetico notevolmente inferiore e allo stesso tempo una migliore qualità della luce emessa. Inoltre i tube LED non generano calore all'emissione della luce. Questo è fondamentale per tutti quegli acquari che, soprattutto in estate, raggiungono temperature particolarmente elevate, e quando hanno il neon o le lampadine troppo vicine all'acqua, queste irradiano calore e riscaldano ulteriormente la temperatura dell'acqua. Con i LED riusciamo a risolvere questo problema, perché il LED non si surriscalda. Tra l'altro, non riscaldandosi, ha una durata di vita che si può allungare fino a 3 volte di più rispetto ai normali tubi neon. Quindi, mentre i tubi fluorescenti vanno cambiati ogni 6-8 mesi, i LED possono durare tranquillamente fino anche 24 mesi, quindi 2 anni. Quindi fate un po' voi il conto, il raffronto, se convenga o meno acquistare una semplicissima lampadina CFL piuttosto che un impianto a LED, una plafoniera a LED, che ovviamente, ripeto, ha un costo diverso, ma è diversa anche l'usura e il consumo energetico. Abbiamo parlato di indice di resa cromatica, riferendoci ai tubi neon all'inizio, ai tubi fluorescenti. Cos'è? Ho detto che deve essere minimo 80, ma che vuol dire? L'indice di resa cromatica è una scala che misura la naturalezza dei colori del soggetto che viene illuminato. Quindi, se io ho una lampadina CFL piuttosto che PL, piuttosto che un tubo neon davanti, in base alla naturalezza con cui i fotoni irradiano i miei colori, aumenterà la resa cromatica. Quindi più questo colore si avvicina al colore naturale, più sarà alto l'indice di resa cromatica. Questa scala va da 0 a 100 e, come abbiamo detto, il minimo per un acquario è 80. La
temperatura di colore, altro aspetto fondamentale quando si va a scegliere una lampadina, probabilmente l'avrete fatto anche voi più o meno coscienziosamente, avrete scelto luce bianca o luce gialla per il lampadario della cucina. La temperatura di colore è una scala che misura invece la tonalità del colore espressa in Kelvin e va da 0 a 10.000. Per non entrare troppo nel dettaglio di spiegare sulla base di che cosa eccetera, perché non basterebbe un video di 20 minuti, noi ci limiteremo a dire che per l'uso acquariofilo la temperatura di colore deve essere compresa tra 4500 e 7000 gradi Kelvin, per quindi una luce praticamente bianca. Perfetto sarebbe avere la possibilità di utilizzare più lampadine CFL in modo da coprire l'intero spettro luminoso di cui hanno bisogno le nostre piante. La durata dell'illuminazione deve essere compresa tra le 8 e le 10 ore, perché ciò garantisce il rispetto del ciclo giorno-notte rispetto all'ambiente naturale. In grossa sostanza, le piante necessitano di un periodo di illuminazione minimo di 6 ore per essere in grado, tra le altre cose, di effettuare una fotosintesi clorofilliana sufficiente al loro sostentamento, al loro sviluppo. Per quanto riguarda la fotosintesi clorofilliana, ne parleremo insieme al ciclo dell'azoto in un prossimo video. In ogni caso, intanto assicurati che l'illuminazione non superi mai le 12 ore. Negli acquari d'acqua dolce sarebbe possibile, anche talvolta se qualcuno lo fa, fare una piccola pausa di 2-3 ore tra un fotoperiodo e l'altro. Faccio un esempio: tengo la luce accesa 4 ore, la spengo per 2, la riaccendo per altre 4. Ho avuto un fotoperiodo totale di 8 ore con un intervallo di 2. È una pratica che per esperienza sconsiglio, perché non è vero che andiamo a simulare il passaggio di una nuvola, come qualcuno spesso tende ad affermare. L'unica cosa che otteniamo in un acquario, che per quanto ecosistema è comunque qualcosa di incattivito, di cresciuto in cattività, per cui è artificioso, per quanto ecosistema esso possa essere, l'unica cosa che otteniamo dando 4 ore di luce, interrompendola e riprendendola dopo, è l'interruzione della fotosintesi clorofilliana. Andiamo a mettere in difficoltà le piante nella lotta contro le alghe, perché vi ricordo che l'equilibrio lo otterremo quando permetteremo alle piante di avere la meglio, di prevalere contro le alghe. Spero che il video ti sia piaciuto. Se è così, ti prego di lasciarmi un like, di iscriverti al canale per non perderti le prossime video lezioni di Il Metodo Acquario Bilanciato.